l'infuso, credendo che lì fosse totale. Ci eravamo sbagliati perché era. Quindi potevamo rimanere qui, tanto era proprio. C'era proprio la differenza. Comunque siamo andati. La sorpresa più bella e più inquietante in un certo senso, però bella, era che quando questo sole si scuriva arrivava sta brezza serale, gli animali erano sconvolti e paralizzati, ma anche noi ci siamo sentiti tutti quanti parte di questo macrocosmo. Io pensavo proprio come anche l'uomo è questo animale, alla fine, che fa veramente parte di tutto quello che c'è intorno. È una cosa interessante. Io su questo, siccome io avevo chiesto a Filippo di parlare dei tre concetti del tempo, perché lui è un filosofo. Ma non sono un filosofo, insisti in questa poeta, cosa. Un poeta, scrittore, insomma, un letterato, diciamo, che posso difendere. Filippo Davoli. Filippo è Filippo, punto, esatto. Senza tante definizioni. Diciamo che ne sa tante, vabbè. È una più di cucchia. E volevo parlare con lui del tempo, e proprio parlando del tempo volevo dire che non portiamo niente di nuovo nella volontà di voler superare il tempo, perché ogni individuo che si è posto da Ulisse in poi, quindi parliamo di qualche giorno fa, ogni uomo che ha la capacità di discernere ha sempre proiettato la sua intelligenza, il suo intelligere verso quello che non sa, verso proprio le colonne, no? E quindi nel momento in cui riesce a partecipare dell'universo, si chiede del perché nell'umana natura non si riesce poi a realizzare. E qui in realtà, ecco, non sono così convinto che non si riesca a realizzare. Non si realizza perché c'ha una volontà che è piuttosto una vanità di potenza. Esatto. Il controllo di qualcosa che lo supera l'uomo, lì è chiaro che è un fallimento continuo, per forza, perché è così. Del resto, già il fatto che l'uomo che è finito riesca a concepire in sé qualcosa che non è finito, che quantomeno è molto più grande di lui e dunque lo supera, lo sovrasta, è già una certificazione in pectore dell'esistenza di questa alterità enorme, infinita. Ma come fa l'uomo? C'è stato un momento della fase della pittura, perché se no mi metto a fare il pontificare, non c'è senso, insomma.